ci ha già detto tutto Gerolamo, comunque oggi vi racconterò una storia. Una storia che parte da un recente passato, il 1999, ad opera del DOE, e non lo pronuncio in inglese dopo questa signora così forbita in inglese, che è il Dipartimento dell'Energia statunitense, cioè quello che potremmo assimilare al nostro Ministero per l'Ambiente. E è una storia che finisce a Roma. Un percorso, direi, che ha avuto tante difficoltà, però anche tante soddisfazioni, e che guarda al domani. Gli edifici sono responsabili del 50% dei consumi energetici nel nostro continente, cioè in Europa. Ciò significa che la lotta al risparmio energetico in realtà riguarda più l'edilizia e mette al centro di questo processo quindi l'architetto rispetto a industria e mobilità che si dividono l'altro 50%. Una preponderante parte di questo 50% la consumano gli edifici residenziali, cioè le nostre case. Costruire quindi edifici ad energia positiva, case cioè che consumano di meno di quanto producono, che cedono quindi alla rete dell'energia, non diventa soltanto rispondere a delle prescrizioni normative che sappiamo che ci sono dall'Europa e dalla burocrazia che seguiamo, ma diviene un dovere etico. Fino a poco tempo fa queste case erano il futuro, oggi sono il presente, cioè esistono case così, esistono case nelle quali d'inverno non si accende il riscaldamento e d'estate non si accende il condizionamento, esistono interi quartieri costruiti in questo modo nel mondo. Ma queste case non saranno mai funzionanti se all'interno i propri abitanti non adotteranno degli stili di vita compatibili con le case stesse. Cioè, nel momento in cui gli stili di vita non sono adatti e adeguati, le case iniziano a consumare, per quanto bene siano state progettate. Questo che vedete è un villaggio di case, in realtà case del futuro in qualche modo, e che viene realizzato in fondo con l'obiettivo, alla fin fine vero e proprio, di costruire quegli abitanti di cui parlavamo prima, cioè di imparare ad avere degli stili di vita compatibili con delle case che funzionano così. È una competizione internazionale che attiva una vera e propria Olimpiade Green tra università di tutto il mondo. Vengono selezionate 20 università che si mettono a competere sulla progettazione prima, ma poi costruzione di case del futuro. Questa competizione, che vedrà un'edizione ad agosto a Pechino e ad ottobre a Los Angeles, e che l'anno prossimo vedrà la sua 10ª edizione a Versailles, ha coinvolto quindi nei 10 anni di sua esistenza circa 200 università. Ognuna di queste ha coinvolto circa 50 studenti ciascuna, dando avvio a produzioni di almeno 20 industrie, produzioni sostenibili, produzioni di oggetti sostenibili in qualche modo per queste 20 industrie, coinvolgendo con le azioni mediatiche obbligatorie che ciascuna di queste università ha svolto centinaia di migliaia di persone, vendendo case, attivando spin-off e quindi arrivando a coinvolgere all'interno del mondo, tra l'altro chiamandole nelle manifestazioni dove queste case poi vengono messe in mostra, almeno 200.000 visitatori ciascuna, per arrivare a coinvolgere quindi qualche milione di persone nel mondo, dando loro una nuova consapevolezza energetica, cioè capire che cosa significa abitare il domani. Oggi, in nome di 60 circa docenti e giovanissimi studenti dell'Università di Roma III, della Sapienza e di Bolzano, vi racconto la sfida che ho coordinato, sfida che ha visto l'Italia ammessa per la prima volta, dopo 10 anni di esistenza della manifestazione, a questa manifestazione che si chiama Solar Decathlon, una vetrina internazionale di case del futuro, dove le case non si possono soltanto immaginare, come normalmente nei concorsi di architettura, ma ci si può entrare dentro, toccarle, viverle. E qui i nostri ragazzi imparano proprio a viverle. Si tratta di una gara solare, perché le case sono alimentate dal sole, ma si chiama Decathlon perché sono sottoposte a 10 prove. La prima di queste è proprio quella dell'architettura, perché chiaramente, se abbiamo detto che l'architetto è al centro del processo di produzione degli edifici, quindi di risparmio dell'energia, ovviamente l'architettura è il primo premio a cui bisogna concorrere, ma c'è anche il premio dell'ingegneria della costruzione, che è fondamentale perché, immaginate, in soli 10 giorni, questi ragazzi devono costruire delle case sicure in cui poi entra quella gente, quelle 200.000 persone che dicevamo devono entrare in questa casa che non gli deve crollare addosso, ma in più queste case devono funzionare perfettamente, quasi come delle automobili più che come delle case, quindi chiaramente l'ingegneria è fondamentale. E poi c'è il tema dell'efficienza energetica, tema fondamentale perché l'efficienza energetica significa che le case prima di tutto non devono consumare, non ci interessa quanto producono, basta che non consumino. E poi c'è la produzione, cioè il bilancio energetico. Quanto ho prodotto, quanto ho consumato, quanto cedo alla rete, e quindi questo è un dato che viene monitorato, gli altri erano valutati dalla giuria.
Comfort. Allora, il comfort in questa competizione è estremamente strano. Allora, io dico sempre che i nostri livelli di abitudine al comfort stanno aumentando. Bene, non dovremmo farli aumentare, cioè noi dovremmo cominciare a abituarci a vivere nelle condizioni di comfort a cui siamo oggi abituati. In questa gara si presagiscono invece quelle future per cui siamo costretti a garantire all'interno della casa 24 gradi centigradi sempre estate e inverno. E capite subito che è troppo freddo per l'estate, troppo caldo per l'inverno. Però, ovviamente, dobbiamo andare verso il futuro e questo purtroppo ci aspetta. Funzionamento domestico è qui la prova vera e propria in cui i ragazzi, per esempio, si invitano a cena i team concorrenti e i punti che ottengono, cioè che i team concorrenti gli danno, fanno somma per raggiungere la vittoria finale. Conoscenza e comunicazione. Nelle università non si dà mai spazio alla comunicazione. Facciamo grandi ricerche, anche molto innovative, anche molto interessanti, e poi finiscono nei cassetti. Finalmente, siccome l'impostazione americana, siamo costretti qui a dare informazione di quello che si fa a diversi target, perché in fondo poi tutti i target sono interessati alla casa. Produzione industriale. Tiriamo fuori da qui prodotti che sottostando alle regole del mercato, valutare le azioni di marketing è molto importante. Abbiamo messo i giovani, abbiamo messo la ricerca, abbiamo messo le industrie, ci sono tutti gli ingredienti perché si possa innescare l'innovazione. E qui viene premiata l'innovazione attraverso un punteggio che si assume in tutte le prove di cui vi ho parlato. E l'ultima prova, la sostenibilità. Mi sembrerà la più normale la prova della sostenibilità, perché in una gara di questo tipo è quella che ci dovrebbe essere. Beh, vi stupirà che nella gara americana e in quella cinese, sono tutte gare aperte alle università di tutto il mondo, ma hanno luoghi diversi, beh, lì i regolamenti non prevedono la prova sostenibilità. Quindi questo già vi dice che l'Europa è piuttosto avanti nell'impostazione di queste cose, perché qui stiamo parlando della gara che ha sede in Europa. E sostenibilità significa valutare il ciclo di vita dell'edificio, di tutti i suoi componenti, vedere insomma qual è l'impronta ecologica che questa costruzione ha. Dicevamo, sono prodotti industriali, personalizzabili, cioè sono prodotti che vengono definiti da un software che dialoga con delle macchine a controllo numerico, che produce queste case in un solo giorno, che vengono assemblate in una sola settimana, il cui legno con cui sono fatte cresce in mezz'ora nei boschi del nord Italia. Quindi sono case veloci, sono case che generano dati, sono case che si montano e si smontano, e quindi le case diventano mobili. E fino a qui sta il futuro, ovviamente. Poi però c'è il passato. La casa si chiama Made in Italy, un nome volto ad evocare un'eccellenza di un territorio, cioè il nostro, che sta nel Mediterraneo, ma che è l'Italia. Un'eccellenza industriale, artigianale, di produzione di mobili, di produzione di moda, di stile di vita soprattutto, direi. Uno stile di vita che è sicuramente condiviso e gioioso. Essere nel Mediterraneo implica però una complicazione, e questo ci mette in grosse difficoltà rispetto ai nostri cugini d'Oltralpe. Sono più famosi i tedeschi, i danesi, gli scandinavi di noi nel progettare case sostenibili. Ebbene, noi però abbiamo un compito più difficile, perché da noi fa caldo, da loro no. E proteggersi dal caldo è molto più difficile che proteggersi dal freddo. È semplicissimo, lo vedete tutti voi. Se uscite la mattina d'inverno, vi mettete un cappotto e tornate la sera con quello stesso cappotto. Se uscite la mattina d'estate, uscite con una maglietta che prima o poi vi toglierete, insomma, se siamo al mare sicuramente, e la sera avrete bisogno di una felpa, cioè cambiate modo di essere vestiti. Anche la casa si deve adeguare a questo assetto, cioè deve avere un assetto variabile, quindi questo è più difficile. In più c'è un'altra complicazione, ovviamente, per non semplificarci le cose, cioè per abbassare di un grado centigrado la temperatura dell'aria, serve tre volte l'energia che è necessaria per innalzarla dello stesso grado centigrado. Questo vi dà la dimensione di uno scenario catastrofico, che è quello che praticamente un mese di raffrescamento consuma quanto 3 mesi di riscaldamento. Ok? Allora, io ho comprato la mia macchina 18 anni fa, ce l'ho ancora, e 18 anni fa non avevo abbastanza soldi per poter scegliere se mettere l'aria condizionata o meno. Ma qual è il dato di questa cosa? È che l'aria condizionata era ancora un optional. Oggi non lo è più. L'aria condizionata è di serie. A Roma hanno tolto la freccia di serie, infatti nessuno la usa. Però l'aria condizionata c'è. E l'idea che noi non possiamo più viaggiare con i finestrini aperti rende sintomatico questa cosa. Anche nelle case l'aria condizionata sta diventando di serie. Allora, come fare a invece trovare un modo per raffrescare i nostri edifici senza consumare? Noi siamo andati appunto a vedere il passato, come vi dicevo, e abbiamo cercato di portare nella stratigrafia della nostra casa
quei metri di pietra che da sempre danno una freschezza interna alle nostre abitazioni tradizionali molto migliore di quella dell'aria condizionata. Abbiamo quindi inserito nella stratigrafia della nostra parete standard in legno uno strato di sabbia. Questa sabbia sta a contatto diretto con l'interno, assorbe nella sua massa il calore in eccesso dell'ambiente per restituirlo di notte dove, attraverso la ventilazione incrociata, viene portato fuori. E questo sistema ha funzionato. Vi dico anche che ha funzionato perché gli impianti nella casa in gara si erano rotti, per cui se non c'era quello non avremmo mai potuto garantire le condizioni di comfort che abbiamo avuto. Abbiamo poi rivisitato la tradizione nomade mediterranea rivestendo la nostra casa con i tessuti con cui ancora oggi sono fatte le vele dell'Amerigo Vespucci. Made in Italy non richiede fondazioni profonde, adduzioni idriche, fognarie, elettriche, e quindi si può anche collocare in contesti incontaminati per andare a risolvere problemi di ecoturismo. Ma anche, siccome è antisismica, si produce in un solo giorno e si assembla in sette, potrebbe andare a sostituire le tendopoli post calamità naturali cui purtroppo l'Italia è spesso soggetta. Allora, veramente, ora Gerolamo ce l'ha anticipato, ma veramente al di là di ogni sospetto, arrivare in questa competizione per la prima volta è difficilissimo, non avremmo mai pensato di andare così bene. Abbiamo preso il terzo posto ad architettura, abbiamo preso un quarto posto a ingegneria, ma 72 punti su 80 è quasi meglio di un secondo. Menzione d'onore all'efficienza energetica, terzo posto a produzione di elettricità, comfort è andato bene nonostante gli impianti rotti, secondo posto a funzionamento domestico, terzo posto a conoscenza e comunicazione, terzo posto a innovazione e primo posto a sostenibilità, per un terzo posto finale complessivo, lasciando al quarto e al quinto posto la Germania. E questo a dimostrazione. Questo a dimostrazione, come titolava Repubblica, che l'Italia comunque è in grado di dire la sua sull'edilizia green nel mondo. Ma non ci siamo limitati a vincere solo premi, abbiamo anche messo le persone al centro del processo, come vi dicevamo, questo è il processo di progettazione e costruzione, ma anche del processo di gestione delle case. Abbiamo cioè creato un sistema domotico che puntasse non più all'automation technology, ma all'information technology, cioè a dare informazioni, come in fondo fanno le nostre macchine quando ci avvisano che la benzina sta finendo, ma non ci obbligano a fermarci dal benzinaio. E in questo modo stiamo cercando di ricreare, con uno slogan, se vogliamo, che è more documentation, less automation, stiamo cercando di ricreare quella che ora chiameremo nonnotica, cioè quello che facevano le nostre nonne, l'educazione e l'economia domestica. Si sapeva come gestire una casa per non farla consumare, per non spendere troppo, e lo insegnavano le nonne a soldi bacchettate, eventualmente, alle nostre mamme. Ecco, queste nonne non ci sono più, allora con questo sistema noi ci stiamo orientando per costruire i nuovi casalinghi di domani, perché sinceramente noi donne ci siamo anche un po' rotte di fare le casalinghe. Ecco, i ragazzi che vivono in queste case nei 15 giorni di competizione mettono in scena proprio uno stile di vita di questo tipo, cioè seguono quello che gli consigliano le macchine, il sistema domotico, e controllano per esempio quanto picco di produzione c'è per accendere le piastre a induzione magnetica per cucinare, che non sono più i fornelli a gas in queste case, oppure controllano che non stia arrivando una nuvola per stoccare l'acqua calda prima che venga a piovere, e così aprono le finestre in maniera tale che non si raffreddi troppo l'ambiente ma si possa ricambiare l'aria. Cioè sono tutte piccole pratiche che si innescano perché nelle case del futuro, signori, cambiano le regole, si accendono le lavapiatti, le lavatrici, le asciugatrici e tutto quello che si vuole a mezzogiorno, da mezzogiorno alle due, quando il picco di produzione è massimo, e non di notte come siamo stati abituati dalla crisi energetica degli anni 70. La casa produce live una serie di dati che vengono appunto controllati e sono quelli che danno queste informazioni. Ma quello che avviene in queste gare, in questi 15 giorni, è proprio la costruzione di alcuni villaggi smart di piccole città con i loro abitanti, che dopo 15 giorni vengono smontate completamente, sia le case che le persone, ma che intanto in quella competizione sono tutte messe in rete e forniscono dati che possono essere controllati minuto per minuto, aggiornati rispetto ai sensori che misurano la casa, sulla casa stessa o anche a confronto tra le altre case. Perché quello che si innesca qui, va ricordato, è una gara tipo l'American's Cup. Cioè io controllo cosa fa il mio avversario per fregargli il refolo di vento, per passargli sopra vento o sotto vento, in funzione di quelle che sono le tattiche, perché ogni punto che si acquisisce facendo una strategia su come gestire appunto la casa. Next.
Che cosa facciamo dopo? Un po' ce l'ha già detto Gerolamo, però quello che è importante è che questa casa Made in Italy, che ha avuto un grande successo, ma è una casa che è nata come casa singola, questo per un'impostazione errata del concorso che ha una matrice ovviamente americana. Allora, in Europa le case si costruiscono a più piani, si costruiscono dense per la nostra città e quindi noi abbiamo provato a creare dei modelli anche per trasformare Made in Italy in un edificio adatto alle nostre città, non solo in quartieri periferici ma anche centrali. Però diciamo che la cosa importante è che questa eccellenza che abbiamo acquisito andava riproposta in qualche modo di nuovo. E quindi ci siamo ricandidati per un Solar Decathlon, siamo stati selezionati di nuovo, unica università italiana ammessa a pieno titolo, perché il Politecnico di Torino è riserva, però insomma siamo a pieno titolo noi, ammessa, Roma 3 ve lo ricordo, ammessa, Politecnico di Milano, scusate, mi è stato escluso, ammessa a pieno titolo, no perché sono le università famose, noi siamo quella un po' così, di secondo livello. Comunque siamo l'unica università italiana ammessa a pieno titolo alla competizione che si terrà a Versailles, vi dicevo, la 10ª edizione, e andremo con un progetto che per obbligo della competizione si deve riferire alla città di provenienza dell'università. Questa è una intelligente cosa che fanno i francesi, perché così loro che hanno 5 università di architettura a Parigi, se fanno la loro casa per Parigi, la portano a Versailles dove funziona perfettamente, chi viene da Taiwan con la capanna thailandese o che ne so... Questo era ovvio, io gliel'ho detto subito, ma è rimasta la regola, per cui noi l'abbiamo fatta per Roma. Ora, abbiamo fatto una casa, una home for Rome, e quindi diventa il nostro nuovo modo di chiamare questo progetto, sarà Rome. Cosa fa Rome? Rome punta a 3 sfide. La prima è la densità, quindi produrre un edificio multipiano di cui una piccola parte verrà estrapolata e portata in competizione. Questo edificio multipiano è un edificio che lavora sulla periferia. A Roma abbiamo delle condizioni particolarissime, però qui veramente vado troppo fuori tempi se ve le racconto, magari a pranzo vi darò più informazioni. Mobilità sostenibile, altro tema importantissimo, dobbiamo pensare alle nostre città, a come muoverci in maniera diversa. E infine un termine d'obbligo è quello dell'affordability, termine d'obbligo in inglese perché in italiano è sostanzialmente dare a tutti la possibilità di comprare o di accedere con affitti bassi a case di questo tipo, perché è ovvio che se noi facessimo delle ville super sostenibili non cambieremmo il mondo. E ecco, quindi questo è un percorso per risparmiare, perché queste case fanno risparmiare soldi, ottenendo però alte prestazioni, perché considerate che in queste case si vive meglio, al di là di tutto, cioè non si fa solo bene l'ambiente, si limitano anche i tempi di costruzione, perché sono case che si costruiscono in maniera molto veloce e in tempi certi, ottenendo comunque alte prestazioni. Sono moltissimi gli sponsor che ci seguono in questa ricerca sperimentale che proviene da studi lontani ma che da più di 3 anni stiamo portando avanti in maniera incessante. Però come sempre mancano le risorse. Allora, i nostri sponsor per noi sono indispensabili, ma indispensabili allo stesso modo sono le persone che noi vorremmo coinvolgere per farle partecipare il più possibile a tutte le nostre attività di social network e comunque anche alle nostre possibile forse quella che faremo, Adotta un Decatleta, cioè una crowdfunding sulla rete, cioè la ricerca di fondi che abbiamo già attivato per il progetto precedente attraverso il coinvolgimento delle persone, perché crediamo che comunque il processo virtuoso che si innesca in questa gara globale interessi tutti, perché ha un unico comune obiettivo: migliorare il nostro mondo per noi e per tutti. Grazie.